Fedelissimi iscritti al mio canale YouTube, bene, vi voglio raccontare in 3 minuti e poco più una bella esperienza che ho vissuto grazie agli ambientetrani, nella persona in particolare del professor Di Cugno, senza ovviamente escludere anche la Emanuela Sorrentino del Dipartimento di Salute Mentale. Bene, ieri pomeriggio, dopo tanto tempo direi, abbiamo fatto una bella raccolta di pomodori che quest'oggi, presso un locale di Bicelli, abbiamo fatto una cooperazione, quindi eravamo praticamente una decina di persone circa, ci siamo proprio messi in azione ad operati con tutti i passaggi del pomodoro, quindi la scelta, quelli buoni, quelli meno buoni, poi ovviamente chi ora parlo a chi la fa annualmente di tradizione, invece per me devo dire che è stata la prima volta ed è stata una bella prima, una buona prima volta, buona la prima. Poi abbiamo avuto anche l'aiuto di una cara signora che anche lei si è messa in azione con un po' di farina di semola, sono venute fuori delle buone orecchiette che abbiamo gustato poi con questa salsa di pomodoro. Ovviamente Legambiente insieme con l'altra associazione di cooperazione distribuiranno questi boccacci di passati di pomodoro appunto ai partecipanti delle associazioni. Devo dire, per quanto mi riguarda, davvero 2 giorni belli, anche se ieri, diciamo, ho fatto doppio impegno, prima raccolta, poi in serata riunione per radio staffetta. Anche oggi tutta una tirata, però sono molto contento, nuova esperienza, ho conosciuto nuove persone. E di nuovo, infine, voglio ringraziare il prof Di Cugno, ma soprattutto colei che mi ha fatto avvicinare a Legambiente, Emanuela Sorrentino. Grazie a voi tutti, io vi auguro buona serata, quindi viva l'agricoltura, viva l'ambiente, viva la natura, viva la salsa di pomodoro, la pomarola in coppa, yum!